Sottoposti ai 4 ulteriori inutili giorni di navigazione, contravvenendo ogni normativa di convenzione internazionale, lo Stato italiano ha deciso di assegnare Napoli come porto di sbarco. Un piccolo gruppo di attivisti è qui per dare a queste persone il supporto, il calore, il benvenuto a terra, il benvenuto in Europa e soprattutto la gioire con loro della possibilità di essere ancora in vita. Sappiamo che moltissimi di loro vengono da paesi dove in questo momento ci sono situazioni di conflitto gravissimi e di povertà estrema, conflitto che ormai questo governo fa il possibile per non riconoscere, nonostante quello che ci dice l'ONU, la comunità internazionale. Parliamo di Sudan, parliamo di Niger, parliamo di Nigeria, di Gambia, di Mali, di Somalia, di situazioni terribili, allucinanti e di condizioni che in questo paese rischiano di non essere quasi più riconosciute. Dieci bambini, fra di loro la gran parte molto piccoli, meno di 13 anni, quindi sicuramente mettersi in questo viaggio è un risultato della disperazione delle famiglie e delle mamme che devono affrontare questo modo di viaggiare per non avere alternative legali sicure, per farlo senza rischiare la vita di se stessi e delle persone che più vogliono bene. Hanno cominciato già a sbarcare le famiglie minori accompagnate, quindi stanno procedendo, dopo visite mediche, tutto procede. Come li avete trovati quando li avete recuperati a bordo della nave? Boh, abbastanza bene, sempre no, scioccati per la situazione per il momento, ma in termini di salute abbastanza bene, stabile direi. Qualche situazione che stiamo gestendo con l'autorità sanitaria locale, ma niente di grave. Da qualche giorno eravamo al largo della Libia, acque internazionali, e l'abbiamo trovato avvistato dal ponte di comando della nave. Era un barchino, cos'era? Era un barchino di legno con 75 persone a bordo, fra loro 41 minori, quindi gran proporzione dei minori, 13 donne fra donne e bimbe. Ricordiamo Napoli, sono praticamente 900 km lontano da dove abbiamo soccorso, ci sono tante altre porte più vicino, per una quantità piccola, 75 persone potrebbero essere sbarcati, ma abbiamo visto, questa è la pratica di mandarci più lontano, mettere più giorni per arrivare, condizioni meteo non ottime, altrettanti giorni per rientrare in zona, quindi sono una settimana almeno che non potremo essere operativi dove ci sta un grande bisogno, l'abbiamo visto queste settimane con tante persone che fanno queste partenze, che continuano a partire.